grandi giudicatrici, si celebra a livello mondiale la giornata contro la violenza sulle donne, ideata dall'attivista Eva Engel, partendo da una statistica sconvolgente. Una donna su tre è picchiata o violentata nel corso della sua vita. Ciò significa più di 1 miliardo di donne su 7 miliardi di persone al mondo. La violenza sulle donne è un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza, sviluppo e pace. La violenza sulle donne impedisce loro il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La violenza è ovunque, soprattutto dentro le mura di casa. Avviene sotto forma di stupro, umiliazioni, maltrattamenti, sfruttamento sessuale ed economico, uccisioni, discriminazioni, mobbing, stalking. 1 miliardo di donne violate è un'atrocità, sostiene Esther. 1 miliardo di donne che ballano è una rivoluzione. La finalità dell'evento, infatti, è quella di creare, attraverso la danza, una forma di protesta celebrativa e non violenta, per trasformare questo 14 febbraio in una giornata di riscatto universale contro le ingiustizie che le donne subiscono. Il ballo non è una forma di esibizionismo individuale stereotipato, ma oggi diventa un movimento collettivo e condiviso di denuncia e condanna nei confronti di una mentalità malata che permette ancora nel XXI secolo di considerare la donna inferiore come un oggetto a disposizione del dominio maschile. Per questo oggi 1 miliardo di donne faranno scuotere la terra, danzando insieme sulla canzone Break the Chain, spezza la catena. Il brano è denso di un'energia di ribellione, carico di un senso pregnante di agognata libertà, emancipazione, affermazione femminile. Una presa di coscienza della donna, della sua forza di riscatto e di autodeterminazione, rappresentata dal gesto del braccio alzato. Una donna che non è più solo vittima da salvare, ma protagonista del proprio rinascere. Potrebbe succedere ovunque, e così è stato. Mexico City, Manila, Mumbai, Manhattan. Uomini notturni, in attesa, come lupi, che sbavano per la preda. Dietro, quell'unica porta vagamente verniciata, pagando niente, $2, o euro, o rupie, o pesos. Per possederla, entrare in lei, mangiarla, divorarla, e gettare via le sue ossa. Potrebbe succedere ovunque. E così è stato. Una monaca buddista su un autobus che cercava di rimanere all'asciutto per la notte. Un leader donna che si opponeva al governo repressivo. Una giovane donna in viaggio con il suo ragazzo. Una ha perso la voce. L'altra il suo seguito. L'ultima la sua vita. Con le dita
fucilate per aver imparato l'alfabeto, lapidate per essersi innamorate e bruciate per aver protetto il futuro. Sono stanca di catalogare questi orrori, dati poco pratici. 2 milioni di donne violentate e torturate, una donna su 3, una donna violentata ogni minuto, ogni secondo, una su 2, una su 5, lo stesso, una. Sono stanca di contare e ricontare. È il momento di raccontare una storia nuova. C'è bisogno della nostra storia. C'è bisogno che sia atroce e inaspettata, che ad un certo punto faccia perdere il controllo e che sia sensuale e venga dai nostri fianchi e dai nostri piedi. C'è bisogno che sia arrabbiata e che sia spaventosa come sanno essere spaventose le tempeste. Una storia che non debba chiedere permesso, che non abbia bisogno di permessi o di uffici appositi o di creare reddito. Non sarà registrata o comprata o venduta o contata. Deve solo accadere. Non si tratta di inventare, ma di ricordare. Sepolta sotto le foglie di traumi e sofferenze, sotto il fiume di sperma e squallore, vagine e labbra strappate ed estratte, rubate, miniere di corpi scavati. Adesso non si tratta di chiedere o di aspettare, si tratta di insorgere. Solleva il tuo braccio, sorella e fratello, solleva il tuo unico braccio. Miliardi, il tuo unico cuore, il tuo sarà uno dei nostri. Una volta avevo paura dell'amore, faceva troppo male. Ciò che non è mai successo, ciò che è stato strappato via, lo stupro, la ferita e l'amore. Pensavo fosse il sale, ma sbagliavo. Attraversa il fuoco, solleva il tuo braccio, solleva il tuo uno, miliardi, uno, che insorge, che si ribella, che si rialza. Questo che è stato appena letto è l'ultimo monologo scritto da Emma Temple per le donne di Kerala. Adesso sarà letto da Silvia il testo della canzone sulle note della quale sarà poi fatto la danza che rappresenta in maniera simbolica la lotta delle donne. Sollevo le braccia al cielo, prego in ginocchio, non ho più paura, io attraverserò quella soglia. Cammina, danza, solleva. Cammina, danza, solleva. Posso vedere un mondo dove tutte viviamo, sicure e libere da ogni oppressione. Non più stupro o incesto o abuso, le donne non sono proprietà. Tu non mi hai mai posseduto, neppure sai chi sono. Io non sono invisibile, sono semplicemente meravigliosa. Sento il mio cuore prendere la corsa per la prima volta. Mi sento viva, mi sento straordinaria. Danzo perché amo, danzo perché sogno, danzo perché non ne posso più, danzo per arrestare le grida, danzo per rompere le pelle, danzo per fermare il dolore, danzo per lasciare tutto sotto. È ora di spezzare la catena. Spezzare la catena.